Abruzzo Green Academy, oggi giovedì 3 ottobre, l'Open Day presso l'Istituto Enrico Fermi di Sulmona, sede di Prato La Peligna, alla scoperta dei corsi gratuiti riservati a giovani diplomati per diventare tecnici specializzati nell'efficientamento energetico. Dalla formazione al lavoro, una valida alternativa al percorso di studio universitario che formerà tecnici specializzati nella gestione dell'energia da inserire subito nel mondo del lavoro. Durante la giornata verranno illustrati due corsi di Energy Manager e Home and Building Manager, due tra le figure più ricercate oggi dalle aziende. Siamo al secondo Open Day di quest'anno, il primo è stato all'Aquila il 17 di settembre e oggi siamo qui a Prato La Peligna perché vogliamo far conoscere, quindi l'Open Day serve per far conoscere il nostro ITS anche sul territorio di Sulmona e della Valle Peligna, in modo che possiamo iniziare un corso proprio qui a Sulmona. Noi abbiamo due corsi in partenza, il corso di Energy Manager e il corso di Home Building Manager. Il corso di Energy Manager, che è quello che faremo qui a Sulmona, abbiamo intenzione di aprirlo. Perché? Perché qui comunque sul territorio c'è bisogno formativo, c'è bisogno di comunque che i ragazzi abbiano delle prospettive di lavoro, lavorative, oltre che di studio. Quindi i ragazzi, una volta terminato il percorso di studi, potranno iniziare subito a lavorare nelle aziende del territorio. Che dire, a chi invece vorrà venire all'Aquila per seguire i corsi può frequentare anche il corso di Home Building Manager, che i due corsi sono differenziati da una cosa. Il primo, il corso di Energy Manager, è un corso legato propriamente all'industria, mentre Home Building Manager è legato di più all'edilizia e alle costruzioni. Quindi a seconda della propensione allo studio che avete, potete scegliere o l'uno o l'altro. Sicuramente è una giornata molto interessante, un'opportunità per il territorio della Valle Peligna e noi stiamo lavorando molto per fare in modo che l'ITS dell'Aquila possa avere una sede effettiva in Valle Peligna, proprio per dare l'opportunità agli studenti giovani, ma anche ai meno giovani, di qualificarsi e formarsi in un settore come quello energetico, che è il principale settore ormai dell'economia nazionale e internazionale. Questo è il nostro obiettivo. Speriamo di raggiungerlo. Un'importante giornata oggi di Open Day del modello dell'ITS, in particolare quello dell'Energy Manager della provincia dell'Aquila, ma che vuole guardare a tutto l'Abruzzo. ITS sono quei percorsi scolastici post-diploma dove si fanno oltre 800 ore di formazione all'interno delle aziende. E il vero dato è che il 98% di tutti i ragazzi che frequentano queste scuole trovano occupazione, ma non come operai, ma come tecnici specializzati. E la Regione Abruzzo ha reso gratuito, perché in altre regioni sono a pagamento questi corsi, tutto il sistema degli ITS nella nostra regione. La giornata di oggi ha visto la politica e le istituzioni presenti sul territorio in colloquio con i ragazzi. È importante coinvolgere questi ragazzi perché aprono un futuro per la Valle Peligna, che è la possibilità di un'istruzione superiore. L'ITS, è venuto fuori molto chiaramente oggi, è un'opportunità moderna, innovativa, ma estremamente funzionale. Il 90% degli iscritti lavora subito. Appena esce, anzi, molti trovano lavoro durante il secondo anno di corso. Sono solo 2 anni, ma è un diploma ICF europeo di sesto livello, per cui. E i ragazzi sono apparsi interessati, le domande che hanno fatto sono state molto intelligenti e concrete. Io mi aspetto che mi rivolgo anche agli studenti che già si sono diplomati di valutare l'ITS, perché è una forma, tra l'altro, una forma gratuita, che costerebbe 6.000 euro, invece l'Europa ce la dà gratis e quindi perché non approfittarne? Quest'anno abbiamo attivato due corsi. Uno si tratta dell'efficienza energetica nell'ambito industriale e l'altra efficienza energetica nell'ambito civile. I corsi hanno una durata biennale. In particolare quest'anno faremo la formazione tutta quanta in un anno per poter lasciare liberi i ragazzi al secondo anno di fare lo stage e successivamente trovare lavoro, perché probabilmente, dico probabilmente perché è successo fino adesso tante volte, che i ragazzi dove vanno a fare lo stage poi rimangono cioè vengono assunti sostanzialmente. Il 98%, non lo dico io, lo dicono i dati statistici ministeriali. Il 98% dei ragazzi che si diplomano trovano impiego subito.
entro pochi mesi del diploma. È un impiego non di manovalanza, ma un impiego presso studi professionali che riguarda la progettazione di impianti oppure l'esecuzione dell'efficienza energetica nell'ambito industriale o civile. Vi abbiamo accolto volentieri nella nostra scuola per dare questa opportunità, lo dicevo, di informazione e formazione ai nostri studenti. È una iniziativa che si inquadra molto bene in quelli che sono i nostri moduli di orientamento, perché i ragazzi possano avere tutte le informazioni necessarie per poter intraprendere il loro percorso. È importante che i ragazzi scelgano in maniera consapevole per quello che è un percorso molto improntato al cambiamento, per una società che cambia rapidamente. Allora, lo dicevamo, una opportunità da non farci sfuggire. Abbiamo voluto invitare anche i diplomati, quindi i ragazzi che sono appena usciti dal nostro istituto tecnico e liceo scientifico, perché anche questi ragazzi che sono in fase di scelta possano capire come sia importante questa occasione, soprattutto averla nel territorio, dentro casa, quindi anche dal punto di vista economico è un'occasione importante da non sottovalutare. Per cui sono felice che i ragazzi siano stati molto attenti e ho voluto passare spesso a loro la parola, perché sono loro che devono chiarire i loro dubbi per poter intraprendere un percorso che sia intraprendere subito il solco, no? E non cambiare, perché come dico sempre ai ragazzi, il tempo è prezioso ed i giovani devono saper cogliere le opportunità giuste e scegliere subito la strada che più gli appartiene. Benissimo questa giornata di incontro con i ragazzi per presentare questi corsi di formazione, che sono dei corsi di formazione gratuiti importanti, perché davvero possono dare la possibilità ai ragazzi di immetterli nel mondo del lavoro. Sono dei corsi della durata di 2 anni, ma la cosa bella di questi corsi è la possibilità di fare un anno come stage all'interno di un'azienda, e quindi quale modo migliore per avere a che fare immediatamente con la realtà lavorativa. Salve, mi chiamo Daniele Donadeo, vengo da Pratola e ho seguito il corso ITS Cuccoviglio di Bari, e attraverso questa esperienza ho avuto l'opportunità di potermi interfacciare subito nel mondo del lavoro grazie a questi istituti, e mi hanno permesso comunque di studiare ovviamente per 2 anni a spese per quanto riguarda la regione, perché sono fondi che la regione dà a noi alunni e ci dà l'opportunità, ecco, di poter comunque specializzarsi in ovviamente la mansione che si ha. Il corso, il mio, era di tecnico produzione di gestioni produttivi e manutentivi. Questo è un corso sull'energetica, ovviamente ci saranno altre qualifiche, altri corsi, ma la base è sempre la stessa, cioè l'opportunità, ecco, di poter entrare in un'azienda, poter interfacciarsi nel mondo del lavoro e riuscire a vedere e anche capire cosa vuoi tu nella vita, ma anche perché, come dicevo prima, dietro i banchi non sempre si riesce a capire cosa si prova a entrare in queste aziende e poter come operare insieme a loro, e quindi crescere e formarsi, perché come dicevo prima c'è sempre l'opportunità di crescere, di poter studiare e aggiornarsi giorno per giorno. Quindi entrare subito nel mondo del lavoro, come nel mio caso, è stato molto, molto ottimo, perché ho avuto la possibilità di capire subito cosa significava operare in un'azienda, perché poi nelle aziende si parla di famiglia, di comunità. Ho fatto lo stage a Bari. Ho fatto praticamente, sono 2 anni divisi in semestre, ovviamente, quindi ho fatto 6 mesi a Melfi, 6 mesi a Bari, e poi sono venuto qui per tutta la durata fino al rinnovo del contratto indeterminato presso la Magneti Marelli di Sulmona.